Mi è venuto sotto pure David Puente. Chi? Dai, io, David Puente, il fact-checker punitore, il segugio, il braccio destro di Mentana. Si sono sprecati a scrivere ben due articoli per la stessa vignetta. Mazza quanto ci siete andati in puzza. Evidentemente il primo articolo di Open non è andato a segno quanto desideravano. E la classifica e la metodologia astrale alfanumerica che giustifica il 58° posto e l'errore sono una falsa. Faccio disinformazione. Il fact-checking che è a livelli che non te li immagini proprio. Il livello di combattimento è salito a 7.000, 8.000, ma è incredibile! Ma vedi, caro David, è proprio con esempi come questi due articoli che il livello del giornalismo italiano è in quello stato. Siamo così scarsi perché gente che dovrebbe fare informazione perde più tempo a scrivere articoli per smontare qualcun altro piuttosto che a fare il suo lavoro. Siamo così scarsi perché voi che vi sentite detentori della verità assoluta perdete tempo a scrivere articoli contro una vignetta di satira. Siamo così scarsi perché soffrite la satira. Siamo così scarsi perché cercate di appiattire la satira a livello della comicità bonaria e perché confondete la prima con la seconda. Ma la satira non ha il compito di essere bonaria. La satira deve colpire. Siamo così scarsi perché voi giornalisti e fact-checkers vi sentite al di sopra della satira, quando la satira invece ha il potere di dissacrare chiunque, dal politico al papa al vicino di casa, per la satira non esistono categorie di intoccabili. Siamo così scarsi perché piuttosto che fare autocritica su quel 58° posto, state spendendo tempo e fatica per cercare di distruggere chi vi ci ha preso in giro. Siamo così scarsi perché invece che pensare a migliorare, state pensando a come silenziare la brutta figura. Siamo così scarsi perché al posto che scrivere un articolo cercando di infangarmi, mi saresti dovuto venire sotto con un articolo dicendomi: brava Bubble, ci siamo fatti una risata, l'anno prossimo ti faremo vedere che non la farai più questa vignetta. Allora sì che avresti azzittito la mia satira, con i fatti, no che le chiacchiere. Siamo così scarsi perché sublimate un concetto di democrazia che evidentemente non vi appartiene. Perché mi sfugge l'obiettivo democratico di mettersi a fare il fact-checking alle vignette. Ovviamente solo alle vignette che vi danno contro, per carità. Perché è interessante vedere come anche solo sotto quell'articolo ci sia per te una definizione di satira che si può e che non si può fare. La mia ovviamente non si può fare, ma la gente che prende la mia foto e la mette testa in giù, oh, quella sì che è satira. Sono i tuoi follower, non i miei, i tuoi, quelli che vengono con la bava alla bocca a scrivermi le peggio cose sotto la pagina. E sei tu che stai stabilendo un pericolosissimo concetto di satira buona e satira cattiva. La satira è quella cosa che non si fa problemi a colpirti di persona. Io infatti vengo a colpirti con le vignette. L'indignato invece è quello che c'ha bisogno di sciogliere i segugi. E questo devo spezzare una lancia a favore di uno che mai nella vita avrei pensato. Scanzi, quando ha visto la vignetta, ci ha messo il like. Su intimo magari me ne avrà dette di tutti i colori, ma apparentemente ci si è fatto una risata. Voi non siete stati buoni manco a fa quello. Soprattutto non siamo al 58° posto perché una vignetta vi prende in giro. Siamo al 58° posto perché siete capaci di fare teatrini come questo, dove un'ora pubblicate una notizia e l'ora dopo vi smentite da soli. Siamo al 58° posto magari perché chiudiamo i programmi televisivi. Inoltre siamo al 58° posto perché nella vostra ignoranza cercate informazione sulle vignette satiriche. Cercate informazione in un qualcosa che viaggia su sintesi grafiche, iperbole e sfottò. David, ma chi è il giornalista tra di noi? L'informazione non è il compito della satira, David. Non ce l'ha l'obbligo di informare, non c'ha l'obbligo di fare lei il lavoro che non sapete fa voi. Lo capisci questo? David, sono io che devo fare vignette sulla vostra informazione, non voi che dovete costruire le notizie sulle mie vignette. Ti è chiaro questo? L'informazione deve venire da voi e la satira non c'ha l'obbligo di tappare i vostri buchi. Non sono io, David, che vi condanno al 58° posto, ve ci state a condannare da soli quando scrivete due articoli contro una vignetta di satira. Spendete meglio il vostro tempo. Dedicatevi a migliorarvi per risalire la classifica. Giuro, almeno da parte mia sarà l'ultima replica che farò. Se no qui stiamo a fare la risposta della risposta della La risposta. risposta della risposta della risposta.
A me francamente non interessa granché. Non mi interessano né le foto a testa in giù, nei commenti sotto al tuo post, né le cattiverie irripetibili che mi stanno scrivendo sul tuo canale Telegram. Fa parte del gioco e se uno vuole ballare, balla. Tu e il tuo mandante invece siete sicuri di non soffrire il mirino della satira? Beh, si vedrà. Avremmo modo di metterlo alla prova. Non sei cool, tu frate non sei fresh. Non fare simpatico sopra il beat perché non ti riesce. Chiudi quella fogna, sei una pessima attrice. Il peso delle parole dipende da chi le dice. Oh.